Allora, ragazzuoli, come avevo anticipato, siamo qui con il video Conviene pullare. Oh, finalmente, finalmente parliamo per 45 minuti di STPG. Allora, come vedete, abbiamo ticket per questo banner. Come vi dicevo, raramente conviene prenderlo, nel senso. Costa una ventina d'euro, 20-25 euro. Piuttosto con quei soldi andate direttamente a comprare un mensile, un settimanale, quello che volete, che sono abbastanza gemme da potervi permettere qualche multi sul banner. Secondo me è uno scambio più equo, ma chiusa parentesi. Come vedete, il banner di Merlin è andato via praticamente tutto quello che avevamo. Quindi, non male. Tra l'altro, c'era un rate up di Sariel. Vabbè. PG, andiamo a parlarne. Allora, dov'è? Fatemi cambiare schermata. Ecco qua. Prendiamo come esempio le immagini che ci ha messo la buon GC Database a disposizione. Banner da 600 con questi personaggi. Ma parliamone dopo. Naofumi, Raftalia, Filo e Kizuna, ok? Iniziamo da Naofumi, anzi iniziamo da Kizuna. Kizuna è quel personaggio che regalano gratis, quindi fatte le 5 missioni, praticamente day one, si ottiene lei una copia umana. Che cosa fa? In PvE, se l'eroe danneggia un nemico nel turno dell'alleato, fa rank up su tutte le carte dell'eroe e rimuove tutti i debuff dagli alleati. Quindi fa un cleanse praticamente. Non è per niente male contenuto PvE, anche perché lei come attacchi ha un Pierce AoE, classico di Melblu, e un buff di Arthur Rosso, se non sbaglio, addirittura. Il che non è male, perché se ci pensate, nel caso che, parlo di PvE ovviamente, nel caso che voi abbiate due attacchi suoi, fate i due attacchi e praticamente vi fate già il 3 stelle turno 1. Non è per niente male, per niente, per niente, per niente. Ulti aumenta il danno fatto da tutti gli alleati del 7 per due turni e infligge danno AoE 400%. Poi chiaramente più si va in alto più aumenta la ulti, eccetera eccetera. Comunque sia, PG PvE non male per niente. Tra l'altro la passiva non vale in PvP e non vale contro il nido della creatura. Leggiamoci anche la reliquia, già che ci siamo. Quando le skill dell'eroe sono rankappate, aumenta tutte le stat relative all'attacco degli alleati del 30 per due turni. Quindi, questo eroe qua cosa fa praticamente? Ogni qualvolta che voi rankappate le carte, vi attiva la reliquia che potenzia l'attacco della squadra. Ve la faccio in soldoni e recupero. Recupero. Recap. E ogni qualvolta questo eroe danneggia l'avversario, va a fare uno skill up su se stesso. Non è male, per niente. Gratis, quindi mi raccomando. Cosa che posso magari consigliarvi se lo trovate in questo caso è aspettate a dare la ulti a lei, che magari con lo scambio vi prendete un personaggio che non avete. Tutto lì, unico consiglio che mi può venire. Peccato che non funzionano con le bestie, però. Poi, umana vuol dire che teoricamente si può mettere in team come ban, eccetera, eccetera, eccetera. L'unica pecca effettivamente è che aumenta le stat relative all'attacco, quindi compreso l'attacco. Ed è un po' un peccato. Chiaramente per il team di Ban, per il resto è un'ottima passiva.
Ban e Reinhardt non se ne fanno niente in questo caso, però comunque va a aumentare anche possibilità e danno critico, sempre del 30, che non è male. Tra l'altro questa l'avrete praticamente attiva sempre, perché basta un single target, sì, una bronzo di lei ogni turno e fa lo skill up, e quindi ce l'avrete permanentemente attiva. E questa è Kizuna. Vi dico, PG da PvE, e quindi la squadra la vedremo, dipende molto da cosa fate. Tutto lì. Poi passiamo a Filo. Filo sconosciuta, verde. Passiva vale ovunque, quindi PvE, PvP, bestie, eccetera. Però lei deve essere in campo, ok? Quando... passiva. Quando gli alleati danneggiano un nemico con una skill, per ogni debuff sul nemico nullifica l'8% di crit resistenza, resistenza al critico, e difesa critico. Se ci sono 5 o più debuff sul nemico, aumenta il danno dell'attacco single target del personaggio del 60%. Chiaramente non conta la ulti. Limite al 5 volte per la nullificazione. Fa i buchi questa cosa qua, ragazzi, nel senso che ovviamente, beh, non ovviamente, ma strizza un po' l'occhio al PvP, nel senso che per ovvi motivi sarà uno di quei personaggi che, se equipato bene nel giusto team, shotta turno 1 l'avversario con i single target, shotta un avversario con questa carta qua. Cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che voi attaccate, parliamo del PvP e poi è la stessa cosa in PvE, ma giusto per far capire. Voi attaccate, aspettate, mi sono perso. Prendo debuff on the enemy, nullifies ogni debuff. Per ogni debuff che c'è sul nemico, diminuirà resistenza e difesa critico. Semplicemente. Quindi già partono con un difese ridottissime. Figuratevi, tra l'altro, se avete magari un Ludosiel in squadra. Poi successivamente aumenta il single target del 60% se ci sono 5 o più debuff sul nemico. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un team con lei si prediligeranno, indovinate un po' chi? Merlin, un Sariel rosso magari, scusate, Sariel verde come linker, perché no a Merlin, così da far, da buttare in campo più debuff possibili. Poi, questo è punto debole AOE su tutti i nemici, che fa ancora la sua porca figura. E questo è quello che dicevamo. È un'abilità che sì, cancella le stance e poi stanna, quindi praticamente quella di Ellie God. Però a quanto pare in questo PG viene usata per shottare. Ne riparleremo, lo proveremo, però questo di base è il suo funzionamento. Praticamente. Occhio che appunto dovete applicare debuff sul nemico, quindi un attacco... diciamo base base PvP sarà AOE di Merlin debuff, altro attacco di un altro personaggio può essere anche benissimo di Merlin, e poi il suo single target per shottare il nemico. Basta che abbiate 5 più o più debuff su un nemico. Si può usare anche Gotterfest, però ci sono diversi modi per applicare debuff, non serve necessariamente Gotterfest. Se volete arrivarci più veloci con 5 debuff, allora potete usare lui. Comunque sì, appunto, compagna di Merlin, eccetera, eccetera, eccetera. Ulti diminuisce tutte le stat relative agli HP dei nemici del 5% per due turni e infligge 630 single target. Non male, ci sta, ci sta. Quindi... tenete a mente. Poi, chi leggiamo prima? Allora, Raftalia.
sconosciuta anche lei, questo video verrà lunghissimo, sconosciuta, blu. All'inizio della battaglia aumenta gli HP di tutti gli alleati del 300% della difesa dell'eroe. Quindi già qua, set full difesa. Se gli alleati partecipanti in battaglia sono dello stesso attributo, riduce il danno preso degli alleati del 30%. Tra l'altro mi sono dimenticato la relica. Aspettate, aspettate, sorry. Filo. Per ogni debuff sul nemico aumenta l'estate relativa all'attacco del 3%. È un potenziamento all'attacco. Quindi shot ancora più forte, ok? Chiudiamo qui. Ritorniamo a Raftalia. Allora, potenzia gli HP in base alla difesa dell'eroe. Se gli alleati in battaglia sono dello stesso attributo, riduce il danno preso degli alleati del 30%. Cosa vuol dire già qui? Vuol dire che andrà, ve lo dico, spoiler, in coppia con lui, più un Chandler, perché devono essere tutti blu. Volendo Chandler e volendo un Guild Hunter blu dietro. Perché? Perché anche lui andrà a aumentare la difesa, eccetera, eccetera. Quindi tornerà quel tipo di team. Volendo si può usare con un Tarmiel del caso, per dire, se lo avete 6-6. Però visto con Chandler, soprattutto con la Relic, funziona molto molto bene. Quindi pensateci. Poi attacco single target, tra l'altro passiva utilizzabile ovunque se lei è in campo. Single target inondazione come The One, 500% della difesa. E altro attacco, Sever, che non si pronuncerà mai così nella vita, 425 della difesa AOE. Quindi, come ho detto, equip full difesa con roll in possibilità e danno critico in attacco, semplicemente, perché l'attacco a lei non serve a niente. Occhio però, perché rischiate veramente di partire secondi sempre con un equip così. Mi raccomando, Ulti aumenta le stat base del 50% per tre turni, credo del PG, anche se non lo specifica. Infligge danno 3-20 della difesa AOE. Reliquia. Quando un alleato assume una stance, quindi le carte gialle, aumenta il danno fatto dagli alleati in battaglia del 40%. Ora, chissà mai perché lei andrà usata con lui. Chissà perché mai, Comunque sia. Naofumi, passiva che si attiva ovunque, ma deve essere in campo. È lunghina questo, umano, blu. Quando l'eroe ha una stance all'inizio della battaglia, credo sia del turno, comunque, aumenta le stat base di tutti gli alleati della difesa dell'eroe. Spoiler, full difesa anche a lui. Quando l'eroe prende danno da una skill nemica nel turno nemico, applica una prova di ira sull'eroe fino a 6 volte. Per ogni prova di ira aumenta il danno AOE dell'eroe del 35%. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente voi dovete sopravvivere il più possibile con lui e poi fare l'AOE, che ci sta, è anche in linea con la lore dell'anime, del manga, se vogliamo. Carte. Assume una stance che fa taunt e aumenta le stat relative alla difesa dell'80, rimuove tutti i debuff sull'eroe e solo un debuff che può essere applicato sull'eroe. Quindi non male per niente. Chiaramente 3 stelle. L'altra carta infligge danno 2,75 della difesa su tutti i nemici e applica curse per 2 turni. Maledizione cosa vuol dire? Previene la ulti da essere riempita per 2 turni sui nemici che non hanno usato una skill in quel turno. Allora, l'effetto non è incredibile,
perché potevano dargli un effetto offensivo, ma è anche vero che non serve. Perché fa i buchi, ragazzi. Nel senso, se voi fate le cose come si deve, passiva, stance, magari in combo con Raftalia, che ripeto, aumenta i danni del 40%, aumenta gli attributi, riduce il danno preso dai PG, aumenta gli HP, cioè loro vanno palesemente in coppia. La ultima, beh, non ve l'ho detta, perché è la cosa meno interessante. Diminuisce tutte le stat dei nemici del 5% per 2 turni e infligge collera 480 della difesa. Quindi anche qui set full difesa con roll in critico e danno critico. E niente, questo è Reliquia. Quando l'eroe, gli HP dell'eroe raggiungono lo 0, recupera HP del 350 della difesa dell'eroe fino a una volta. Tra l'altro, sotto di lui potrà anche essere messo Tarmiel, direi anche blu a sto punto. Ci sta, ci sta. Quindi ragazzi, questo è, cioè, loro due team insieme con, direi, un Chandler. Vedremo che personaggi blu usciranno. L'importante è che sia blu il PG. Non necessariamente, però almeno va in combo con Raftalia. E gli altri questi sono il banner, questo è, ma adesso lo vediamo. E reliquie, ne abbiamo parlato, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, lo so che sta venendo infinito sto video, ma poi puliamo queste ben 63 gemme bellissime. Allora, banner. Banner. Loro quattro. Di Mel merda. Serve più. Di Antaunt serve a ben zero ormai. Escanor verde, se non l'avete 6-6 disinstallate. No, scherzi a parte, è abbastanza inutile ormai, ragazzi, abbastanza inutile. Lilia blu, anche lei è abbastanza inutile, non serve praticamente a niente. Lei, vi ricordo che ha la passiva che aumenta la perforazione in base alla sua perforazione. Però anche lì abbiamo un po' virato da quel tipo di meta. Parliamo sempre del PvP perché PvE va di conseguenza. Roxy rossa, mi pare di averla usata solo in un boss finale addirittura, ma non mi ricordo quale. Ludo, Tarmiel e Sariel, ottimi PG, leggermente vecchiotti. Però come linker vanno ancora benissimo, soprattutto Tarmiel e Sariel. Quindi va bene. Ma non è una motivazione per pullare su questo banner, quindi non teneteli in conto, non tenetene conto. Arthur verde, sì, verde, buonanotte. Rosso, io non credo che qualcuno debba ancora recuperare la monocopia, a meno che non abbia giocato da pochissimo, iniziato a giocare da pochissimo. Ma anche lui non è una buona motivazione per pullare su questo banner. Sigurd, Magelda e Freyr sono tre PG che mettono praticamente sempre ormai nei banner Ragnarok. Tra l'altro, spoiler, tornerà a breve Ragnarok. E anche loro, ora come ora, non sono una buona motivazione per pullare su questo banner. Perché? Perché Sigurd si usa veramente pochissimo, se non magari in war. Addirittura, ma ripeto, io non le calcolo mai quando faccio questi discorsi perché chi gioca le war sa cosa fare, chi non le gioca non serve che ragioni in quel modo, mettiamola così. Magelda, ok, se non l'avete effettivamente per fare il piccione, parere mio fondamentale, ve lo rende veramente easy. Freyr, anche lì, non è che è fondamentale, però se dovete fare il lupo, schifo non fa. Schifo non fa. Detto ciò, li rimettono molto spesso questi PG. Io, se devo darvi la mia opinione, non vedo, oltre ai PG Collab,
un buon PG che mi fa dire, ok, pullo perché c'è anche lui. Capito cosa voglio intendere? Quindi, non tenetene conto del banner. È anche vero che è giusto così. Perché il focus sono questi PG e devono decidere loro, devono dare loro l'importanza al banner. È giusto che ci sia della merda, tra virgolette, qua. È giusto. Per come la vedo io. Sarebbero stati stupidi e ingenui gli sviluppatori a fare un banner più buono. Quindi, questo è. Dobbiamo, quindi, ho detto 7 volte, quindi chiedo venia. Dobbiamo valutare in base a questi. Allora, cerchiamo di farla breve. Lei la regalano. Ok? Filo un grande potenziale. Grandissimo. Andrà con gli sconosciuti. Quindi, ve l'ho detto. Mi sembra molto un PG, passatemi il paragone, alla Milim, no? Dove si potenzia e ha buone probabilità di shottare, un buon DPS verde, ma non saprei dove potreste usarlo, ora come ora, se non in PvP. PvP ovvio, vi fate il team apposito, giocate come vi ho detto prima, e funziona, indubbiamente. Però, la domanda è sempre quella, vi serve... Serve adesso shottare in generale? Perché in PvP mi potreste dire, eh beh sì, non avreste torto. Quindi quello è. Altri due, combo perfetta tra loro. PG blu in più che può tornare molto utile, magari un umano. O uno sconosciuto che uscirà prima o poi. Un counter. Chandler del caso con la Relic è ottimo, vi potete divertire con questo team. Ho visto far pazienza su di lui col Taunt, pazienza addirittura, quindi quello è, ve l'ho detto, loro due in coppia. Piccola postilla e piccolo anche spunto di riflessione, detto che sono PG ottimi entrambi, nessuno di questi è brutto, non siamo a livelli di Stranger Things o ai livelli di AOT, eccetera, eccetera. Nemmeno di slime. Sono nel complesso migliore di slime, questi PG qua. Nel complesso, nel senso... Letteralmente nel complesso. Non c'è Benimaru, a questi gli fa un pippone. Anche Rimuru vecchio, anche Rimuru slime, anche... chi c'era ancora, non mi ricordo. Comunque sia, Beatrice. Avete capito cosa voglio dire, no? Dicevo, spunto di riflessione riguardo a questi, avranno tutti e due un set full difesa con roll in attacco, possibilità critico e danno critico, Raftalia e Naofumi, entrambi. Occhio alla CC, perché perdete un sacco di CC, a meno che non abbiano veramente statistiche improponibili, ma non credo proprio, potrei anche darci una controllata al volo, ma non credo proprio. Vediamo un po' come CC, la più alta, allora si posizionano a sopra Rimuru, sotto Merlin, il range è quello. Ottavo filo, decimo Naofumi, una roba del genere, quindi buoni, però tenete conto che in Geared con un set full difesa è facile superarli, ok? Quindi, se volete usarli, tenetevi pronti. Detto ciò, veniamo al succo. Conviene pullare o no? Solito discorso, ragazzi. È una collab. I PG non sono ultra sbroccati, ma sono abbastanza forti. Vedete voi. Il mio consiglio è... Sinceramente, non tenete conto di questi. Se dovete recuperare qualcuno, ovvio che vi consiglio di pullare, soprattutto su una collab. Però, ecco, non pensiate magari di pullare questi e andare in Geared e spaccare tutto senza un po' di lavoro sugli equip o un po' di lavoro sulle ulti e sui cosmetici. Perché, ve l'ho detto, soprattutto con loro si perde tanta CC. Poi,
Pilo PvP con Merlin ci può stare, lei ha buona CC. La signorina non è Makima, Kizuna, no, mi ricordo, signorina Kizuna, giuro, azzeccato. Kizuna PvE farà un po' quello che vuole. Quindi il consiglio in generale è questo: andate secondo il vostro cuore. Vi fa schifo la collab? Skippatela, non è un gran problema. Vi piace perché è il vostro anime preferito? Pullatela. Tenete conto che sono PG buoni, io ve li ho spiegati, quindi vi lascio l'onere di decidere per voi, perché più di così non posso fare. Personalmente li pullerò perché, lo sapete, collezionista, belle queste multi, complimenti. Collezionista e mal che vada box, PC box, tutto lì ragazzi. Quindi io vi lascio e noi ci becchiamo in live per le pull oppure in un prossimo video, molto tranquillamente. Va bene ragazzi, dai, ciao belli.